programma ha insito nel concetto, già dal nome Lucca 2032, di guardare a 10 anni con un progetto vero, credibile, non velleitario, approfittando di tutte le opportunità che ci saranno, perché è fondamentale non prendere i treni che ci aspettano. Con queste parole Mario Pardini ha rilanciato stamani, 14 maggio, a Real Collegio, il programma elettorale per le amministrative, di fronte agli applausi e allo sventolare delle bandiere dei suoi sostenitori. Punto principale, l'innovazione e l'intercettazione dei fondi del PNRR, che potranno in questi 2 anni cambiare il volto della città, proiettandola nel futuro. Come punto programmatico, che è il primo punto della parte dell'innovazione, è proprio quella di creare un team ad hoc per reperire i fondi del PNRR con uno studio che si occupi della progettualità, di affiancare agli uffici che già fanno benissimo il loro lavoro, ma non possiamo chiedere di fare anche un lavoro straordinario. A 29 giorni dal voto per le amministrative, il centrodestra corre compatto in sostegno a Mario Pardini. E nella lista di Lucca 2032 i primi nomi sono i consiglieri di opposizione Enrico Torrini, capolista, e Cristina Conzani. Si vive un clima diverso nel centrodestra lucchese. Anche chi avanzava dubbi sul nome di Pardini sembra aver avuto un ripensamento. Quindi ci sono i 5 partiti del centrodestra che sono compattamente, e anche a Lucca è uno dei pochi posti dove si è verificata questa compattezza e questa unità. Non c'è solo un appoggio formale, ma c'è anche proprio pratico, perché verrà in campagna elettorale, verranno ministri importanti come il ministro Giorgetti, il ministro Garavaglia, verrà Giorgia Meloni e non mancheranno le sorprese con altri leader e con altri esponenti del governo.